Ribenvenuti e ribenvenute su VR Italia. Oggi nuova infilata di giochi dallo Steam Next Fest. Se non lo conoscete, è il festival di Steam che sblocca un botto di demo in generale, sia flat che VR, e come ogni volta andremo a provare quelle in realtà virtuale. Non sono tantissime questo giro, sono un po' meno del solito. Spero di qualità più alta del solito, dato che rimango sempre deluso. Ma non lo so, speriamo. Iniziamo con questo District Steel. Select controller, io sto usando il Pico 4, vediamo se funziona bene. Vediamo. Questo graficamente mi sembrava bello, eh. Ti prego, non deludermi. Mazza, comunque la risoluzione il Pico 4 fa, insieme a queste lenti devo dire che fa il suo mestiere. Va bene, play, vamos alla playa. Non male, visivamente molto carino. Te prego, District Steel, non deludermi. Find and Destroy the Generator, ok, io ho qua il mio ferro. Ah, iniziamo subito con un poco di climbing, vediamo come è gestito. Ah, guarda, però sono stati furbi perché hanno tolto la mano, così non va a sovrapporsi. Sai che è un sistema che non mi dispiace, Ah, così, interessante. Ma sai che questo District Steel potrebbe essere interessante? Dai, azione, sì. Voglio il sangue, l'olio nero. Guarda, slow motion, non male. Oh no. Bello, mazza raga, ma visivamente tostissimo. Chi se lo aspettava? Di certo non io, che dallo Steam Fest non mi aspetto mai niente di particolarmente buono in realtà virtuale. Sapete cosa dovete provare invece? Ellie's Others, dei miei amici di Yonder, che invece è un gioco bellissimo. Boom! Bello anche l'effetto delle esplosioni. Ah, così vedi la mappa in 3D. Ma dai raga, ma che bello. Oddio, ma quanti sono? No! No, mi ha ucciso. Ma cheese! Vabbè, raga, comunque buon gioco. Non voglio spoilerarmelo troppo perché questo me lo voglio giocare completo. Va bene, passiamo al prossimo. Andiamo su Unblocking. Ok, che cos'è? Che cos'è questo? Unblocking. Vai. Ok. Welcome to Unblocking. Quindi prendo qui. Ho capito. È una sorta di Tetris al contrario. Che concettualmente è molto adatto alla VR, questa roba qua, Peccato che mi sembra un gioco che tra 8 secondi esatti mi ha rotto le balle. Anche questa musichetta non aiuta, Po. Guarda che campione. Che campione, madonna, mi devo dare un premio. Voglio un premio per essere stato così veloce. Adesso però ho sbloccato l'arcade, che credo... Ah, attenzione, qua iniziano robe pazze. Ok, questo cos'è? Ah no, questo è proprio Tetris invece. No, invece no, mi sto perdendo qualcosa perché ho saltato il tutorial. Perché credo si basi sul colore. Ma sapete che c'è? Non me ne frega niente. Quindi cambieremo subito gioco, andremo a Dark Invasion. Questo mi sembra più brutto di District Steel e ottimizzato peggio di District Steel. Come da tradizione. Ma cos'è quella roba? Ma quanto sei marcio, fratello? Già iniziamo bene con il personaggio che non supera... Madonna, è troppo basso il volume del Pico, non so, io già sono mezzo sordo, non sento niente. Sei veramente brutto, amico. Fatelo dire, con tutto il bene, Però sei marcissimo. Allora, bene, vedo che è tutto interagibile. Ma ce l'ho il ferro? Dove siete, zombie? Topo! No, non muore. Ma tu sei un ventriloquo? Madonna, mi sembra il gioco più brutto del mondo. Come sempre! Che palle! Il ritmo, raga, il ritmo di sti giochi VR, vi prego! Ok. Ciao, bimba! Come stai? Oh, cazzo. Però veramente questi vogliono fare Dead Rising senza essere Capcom. Katana e pistola è veramente una accoppiata interessante. Ciao. Ok, se io però non so dove mettermi... Porca... No, guarda, questo gioco mi fa schifo. Passiamo a Island of Pan. Questo potrebbe essere bello. Pam,
pempere pem pem pem, come diceva un classico dei nostri tempi. Ok, con un angolo bizzarro, cioè devo fare così, ci sono troppe cose, non le voglio ascoltare, il gioco deve parlare da sé, se è fatto bene, il gioco si spiega da solo. Vediamo se questo gioco si spiega da solo. Vediamo, barchetta. Ah, guarda. Toh, beccati sto tramonto da cartolina. Allora, quindi siamo su questa bella isola, facciamo già una foto così per scaldare. Vediamo un po' cosa c'è laggiù. Mi sembra orrendo. C'è tempo per... Ah, gli uccelli. Guarda. Ma guarda che scatto! Poeta! This is a demo. Alla faccio cazzo. Non è che c'è molto da fotografare, amici. Cioè, capisco che è una demo, ma... Bella la musica, devo dire, questo MIDI. Ah, attenzione, un ognomo. Cos'è? Bello. My name is Cock. New photo in book. Toh, guarda che bel primo piano. Guarda che bel ritratto. Mi sembra potrebbe essere il gioco più brutto di questa edizione. E trovarlo già al quarto è interessante. Ah, un fiore. Un fiore. Cosa ho preso? Dove sei? Cos'è sta roba? Cos'è? No, chiuditi. Oddio! No! Cosa sta succedendo? Grimlord, proviamo questo Grimlord che sembra invece, cioè potrebbe essere il più bello, eh? O almeno è la demo più giocata per ora, per cui vediamo. Vediamo se è la più giocata perché la solita minchiata fantasy o perché qua sotto c'è qualcosa. Intanto, vi devo dire, potrebbe non essere terribile, eh? Questo castello non promette bene, promette molte insidie, tradimenti, scheletri. Buongiorno! No! Ma che sistema? Madonna. Ricordatemi di non lamentarmi mai più del sistema di combattimento di Blade & Sorcery. Ma che schifezza! Ma che combat system infame! Ma che peccato, ma era così... Cioè, bello no, però era... Era guardabile. Ma poi così, senza... Cioè, senza musica, questi... Tung, stung, stung, stung. E poi sono orrendi i modelli. Posso decapitarti? Almeno questo. Dai, vieni. Opla! Opla! Che vergogna! Vergogna! Vergogna, 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 vergogna. Ah, allora, col gioco di prima ci è andato male, vediamo con questo. Red Tail, che è un gioco di cowboy e indiani d'America. O meglio dire, nativi americani. Questo mi fa un po' paura, eticamente, eh. Madonna, se gira male. Spero che voi possiate vederlo bene, ma a me gira malissimo. Madonna, che schifo. Madonna, che monnezza. Che monnezza, non devo neanche mettere le cose sopra, devo schiacciare un... No, ma io sono sen... Ma come ti permetti? Come ti permetti di pubblicare una roba del genere per cui io sto perdendo del tempo a giocare al tuo gioco infame, inguardabile, che non dovresti avere il diritto di pubblicare? Non dovresti assolutamente avere il diritto di pubblicare in nessun modo. Steam sbaglia, perché Steam dà voce a tutti, permette a tutti di pubblicare. Questa cosa è sbagliata, ci vuole il controllo qualità, perché sennò il risultato è Black Trail. Il risultato è questa roba, io non ci credo che qualcuno ha fatto sto gioco e ha pensato, ma sai che c'è? È finito, io lo pubblico su Steam, o quantomeno una demo per far ingolosire un pubblico che a un certo punto vorrà sicuramente giocare la versione finale di Black Trail. In quale mondo è successa questa cosa? In quale mondo? E perché? Perché? Però c'ho una mira di Cristo, eh. Vorrei farvi notare che, come al solito, qualunque sia il gioco, qualunque sia la qualità dell'operetta che stiamo andando a scoprire, è di una bruttezza rara. Potrebbe superare Gang V per bruttezza questa roba, eh. Cioè, che vergogna.
Posso addirittura rallentare il tempo. Peccato che non posso rallentarlo nella realtà per evitare di perdere i minuti preziosi della mia vita che sto perdendo per giocare a questa minchiata. Guarda! Guarda! Cioè, ma... Guarda! Guarda! Ma io te che... Cyberpunk Samurai, io ogni volta finisco questo video del Next Fest molto più arrabbiato di come l'ho iniziato. Devo smetterla di fare questi video del Next Fest. Questo neanche parte Cyberpunk Samurai, neanche parte. Beers and Boomerangs. Questo è uno di quelli in cui non credevo affatto, ma di solito funziona al contrario. Funziona che quelli che credo che siano brutti, poi in realtà sono quelli migliori. Boom! Attenzione, boom! Un gioco di boomerang. Perché? Ma è questo che vogliamo dalla realtà virtuale, un gioco di boomerang. Ah, ma perché, ok, non sono solo dei cartonati, sono dei simpatici canguri che vogliono rubare la birra. Adesso ho capito. Bella idea. Ah, posso anche prenderli. Ma ciao bellino. No! Infame! La mia birra! Non ti permettere! Me ne rimane uno. Ashen Arrows. Puntiamo tutto su questo. Il nostro God of War questo, eh? Si può correre? No, in tutti questi giochi è vietato correre. Cioè bisogna camminare, come dire, nel modo più lento possibile, in modo da ammorbarti. No, questa aurora boreale non è malaccio. Bello. The Bow, dov'è? Ah, eccolo qua. Quindi un gioco di bow. Madonna, che brutto sistema di arco. Perché è così brutto? Intanto perché non segue subito la tirata, come un buon in-depth. Non so, è lento. Anche questo vi devo dire che mi ha già rotto le balle. Kill the intruder. Ma quello che fa, beve? Ah, c'è il fuoco quello. Allora no, allora fuoco nel fuoco. Madonna, che brutta quell'esplosione. Fuoco nel fuoco. E basta poco. Ed ho già capito chi sei. Che cosa cerchi tu da me? Che cosa vuoi tu da me? Vabbè raga, basta, questo gioco non mi piace niente. Questa infilata di giochi dello Steam Next Fest non sono stati proprio eccezionali, diciamolo. Diciamo che l'ultima volta tra Ruins Magus e altra roba c'era andata ben meglio, però District Steel sembra un bel gioco, almeno questo è uno da tenere in considerazione. Noi ci vediamo come al solito col prossimo video, alla prossima, nice, smack, ciao!